Ti vedo bello impegnato, eh. No, non c'è nulla da ridere. Cioè, sono tipo 2 ore che stiamo tentando di montare un armadio. Che fatti? Di montare un armadio. Però dopo toccherà a me, cioè, mettere tutti i vestitini, tutte le cose. Buongiorno ragazzi, oggi nuovo video, dunque nuova settimana. Questo cosa significa? Che sono alla 35esima settimana e tra 5 settimane potrò finalmente abbracciare il mio piccolino. Mi avete chiesto di fare un room tour della stanza di Alessandro. Alessandro però non ha ancora una stanza e dunque stiamo facendo spazio per lui nella nostra camera da letto. Di volta in volta vi farò vedere gli angolini che abbiamo appunto adibito per lui e per problemi organizzativi non potrò farvi vedere tutto quanto insieme, perché io sono una madre abbastanza ansiosa anche sugli acquisti da fare. Ogni volta che devo comprare qualcosa per il mio piccolino mi domando sempre: ma sto comprando la cosa giusta? Sarà la marca migliore? Mi sto dimenticando qualcosa? Quindi per una cosa o per un'altra ritardo sempre con gli acquisti. Nel video di oggi vi farò vedere come ho organizzato l'armadio e la vaschetta che ho scelto per il suo bagnetto. Prima di lasciarvi al video ci tenevo a ringraziarvi di cuore, perché ho visto che stiamo crescendo veramente tantissimo sul canale e soprattutto in pochissimo tempo. Detto questo, vi lascio al video. Buona visione! Allora, cominciamo dall'armadio. Questo è l'armadio che ho scelto per il mio piccolino. L'ho comprato da Ikea e questo è il modello stuva. Naturalmente l'armadio non è arrivato così a casa, ma lo ha montato mio marito, come avete visto all'inizio del video. Iniziamo a vedere appunto come l'ho organizzato. Questo è l'interno dell'armadio e ora ve lo farò vedere nel dettaglio. Nel primo ripiano ho messo tutte le lenzuola e le copertine della carrozzina e della culla, che poi vi farò vedere in un video apposito. Qui invece ho posizionato le tutine. Non sono tutte, perché le altre tutine che ho acquistato le ho messe nella borsa a parto, come vi ho fatto vedere l'altra volta. Guardate ad esempio questa che è carina, poi c'è questa e questa. Questi tre ve li faccio vedere insieme, perché le ho acquistate da Chiabbi ad un prezzo veramente conveniente, perché se prendevi 3 tutine, una te la davano in omaggio. Ad esempio questa e questa le ho pagate pochissimo, mi sembra, c'è scritto ancora il prezzo, 10,99 euro, e le ho acquistate in 2 negozi diversi della mia zona. Ve le sto facendo vedere e vi sto dicendo più o meno i relativi prezzi per farvi capire che oggigiorno, girando un pochettino e avendo un pochino di gusto, è veramente molto facile vestire i nostri piccolini senza spendere una fortuna. Nel terzo ripiano ho posizionato tutti i bodini. Li ho acquistati prevalentemente da OVS, perché hanno dei prezzi veramente convenienti. Guardate questo di amore. Qui invece ho messo le ghettine dei pantaloncini veramente carini, che ora vi farò vedere, e poi dei maglioncini. Questo completino a me fa veramente impazzire, perché mi immagino il mio piccolino vestito da fighetto. Guardate che carino questo pantaloncino, e l'ho abbinato con questo qui. Anche questo è veramente molto simpatico, con il pantaloncino col cavallo basso e poi questo maglioncino. Questi due completini li ho acquistati entrambi da Chiabbi e molto probabilmente lo vestirò spesso lì, perché ha delle cose veramente bellissime a poco prezzo. In questo cassetto qui, per rendere tutto più ordinato, ho messo un organizer. Qui ad esempio ci sono tutti i calzini, questi sono un po' più grandini, poi questi invece sono per la nascita. Qui invece ho messo tutti i bavaglini. All'inizio avevo acquistato bavaglini con questa chiusura, però poi documentandomi ho visto che è molto meglio la chiusura più larga, visto che i bambini si sporcano molto facilmente. Qui ho messo delle, diciamo, pantofoline e qui alcuni cappellini. Questa è una cuffietta, questo qui con l'orsetto. Nell'ultimo cassetto invece
ci sono tutte le scarpine, queste qui con Topolino, queste con la nota musicale. Secondo voi chi può avermele regalate? Giusto mia sorella Alessia. Questo era l'armadio. Adesso vi farò vedere la vaschetta che ho deciso di acquistare. Andiamo. Ho detto andiamo, ma in realtà siamo sempre nella stessa stanza perché la luce era migliore. Naturalmente la vaschetta che ho scelto non starà in stanza, non soltanto per problemi di spazio, ma anche proprio perché altrimenti mi farebbe l'acqua Alessandro. Girando per diversi forum alla ricerca della vaschetta perfetta per il mio piccolino, ho visto che molte mamme consigliavano questa vaschetta qui. Si tratta dell'Honda della OK Baby. Come vedete è una vaschetta molto ampia e sembra veramente molto comoda. Poi naturalmente la testerà Alessandro e vi farò sapere se effettivamente è così. Come sostegno ho acquistato a parte questo cavalletto, che è facilissimo da chiudere in modo tale da poterlo ripiegare quando non utilizzo la vaschetta. Visto che stiamo in tema bagnetto, vi faccio vedere gli accappatoi. Questo personalizzato con la scritta Alessandro, questo con Winnie the Pooh e poi questo con l'orsetto. Poi ce n'è un altro, quello con le orecchiette, che vi avevo fatto vedere nel video precedente. Ragazzi, continuate a lasciare i commenti sotto al video, soprattutto continuate con i consigli perché mi sono stati utilissimi visto che sono alla mia prima gravidanza. E niente, questo era tutto. Ci vediamo domenica prossima, sempre su questo canale, con un nuovo video. Ciao!